Buongiorno a tutti ragazzi, siamo tornati con una nuova ricetta, questa volta salata, ma non vi dico esattamente di cosa si tratta perché lo scoprirete nel corso del video. Se siete nuovi sul canale, mi raccomando iscrivetevi e lasciateci anche un mi piace a questo video. Ora cuciniamo. La prima cosa da fare è unire acqua e olio in una casseruola o un pentolino. In questo caso sto utilizzando 130 g di acqua e 75 g di olio di semi di girasole, quindi li uniamo. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. A questo punto portiamo il tutto sul fornello e facciamo scaldare. Quando il composto di acqua e olio comincerà a bollire, aggiungeremo 150 g di farina di riso. Abbassiamo il fuoco al minimo e cominciamo ad incorporare la farina gradualmente a pioggia, continuando a mescolare ovviamente. Il composto sarà pronto dopo pochi secondi, quando si formerà una patina bianca sulla base della pentola. Quindi adesso possiamo farlo raffreddare. Ora dobbiamo far raffreddare il nostro composto, quindi lo mettiamo in una ciotola. Siccome tra poco andremo ad aggiungere le uova nel nostro impasto, è fondamentale farlo raffreddare prima per evitare appunto che le uova cuocino. Questo impedirebbe ovviamente la riuscita del nostro impasto. Quando il nostro composto avrà raffreddato o comunque intiepidito, basta che non sia bollente, prendiamo un frullatore e lo inseriamo all'interno. A questo punto dobbiamo aggiungere le nostre uova. In questo caso utilizzerò 3 uova intere, ovviamente ne incorporiamo uno alla volta. Quindi cominciamo con il primo e cominciamo a frullare. Quando il primo uovo è stato incorporato perfettamente, aggiungiamo il secondo e frulliamo nuovamente. Una volta incorporato anche il secondo uovo, come vedete il composto è bello liscio, mi raccomando non ci devono essere grumi, e a questo punto possiamo aggiungere il nostro terzo uovo. Ed ecco qui il nostro composto. È pronto, come vedete è perfettamente liscio, senza grumi. Ora prendiamo una sac à poche con la bocchetta liscia e la inseriamo in un contenitore alto e stretto. Questo procedimento serve semplicemente per facilitarci il lavoro con la nostra sac à poche quando andiamo a inserire il composto all'interno. Quindi riempiamo la nostra sac à poche. Ora prendiamo una teglia e la spennelliamo con un velo sottile di olio. E ora creiamo i nostri eclair. Ora con il dito leggermente umido possiamo andare ad appiattire queste puntine degli eclair, in questo modo saranno un po' più uniformi. Ora siamo pronti per infornare nel forno statico preriscaldato a 220 gradi per 15 minuti, dopodiché abbassiamo a 190 gradi per altri 10 minuti. Andiamo! Una volta trascorse le due fasi di cottura, quindi di 15 minuti e poi di 10, spegniamo il forno e facciamo riposare gli eclair per altri 10 minuti con lo sportello aperto, in questo modo.
Mentre i nostri eclair raffreddano, possiamo preparare la farcitura. Prepareremo una buonissima mousse o crema di carciofi, quindi io qui ho 4 carciofi che adesso andiamo a pulire. La prima cosa da fare è rimuovere tutte le foglie più dure del carciofo. Dopo aver rimosso quasi tutte le foglie dure all'esterno, possiamo tagliare la parte centrale che è ancora dura. Ovviamente procediamo nello stesso modo per tutti gli altri carciofi. Una volta puliti i nostri carciofi, io li ho messi in una ciotola con acqua freddissima. Solitamente si mette anche il succo di limone, però dovete sapere che in questo stile alimentare la combinazione riso con limone non è consigliatissima, quindi per questa volta abbiamo deciso di ometterlo. A questo punto prendiamo ogni carciofo e tagliamo via il gambo, non lo buttiamo, ma lo puliamo con un pelapatate. Solitamente la buccia dei gambi tende ad essere leggermente amara, quindi andiamo a rimuoverla. Ora tagliamo il carciofo a metà e poi di nuovo a metà. Con un coltello più piccolo andiamo a rimuovere la barbetta all'interno ed eventuali foglie un po' più dure. Ora mettiamo da parte i nostri carciofi puliti e prendiamo 2 spicchi d'aglio, li schiacciamo e li tagliamo finemente. In una padella aggiungiamo il nostro aglio tagliato finemente. Aggiungiamo anche un goccio d'olio. Ora prendiamo i nostri carciofi e li tagliamo a fettine sottili. Ora facciamo cuocere i carciofi per una decina di minuti fino a quando saranno belli morbidi. Aggiungiamo anche mezzo bicchiere d'acqua. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. Una volta cotti i carciofi, li inseriamo in un frullatore. Aggiungiamo anche un cucchiaio circa di maionese fatta in casa. E frulliamo il tutto. Ed ecco qua pronta la nostra crema, bella liscia, e ora siamo pronti per farcire i nostri eclair. Ed ecco qui anche i nostri bignè, sono pronti, sono completamente freddi e pronti per essere tagliati. Adesso vi faccio vedere come si presentano anche all'interno. Ecco qua, perfettamente alveolato, bellissimo, pronto per essere farcito. Ora riempiamo nuovamente una sac à poche con la bocchetta a stella, però questa volta con la crema di carciofi. Ed ecco qua i nostri eclair pronti, farciti, e ora potete lasciarli così come sono oppure potete ancora guarnirli con della maionese come farò io e dei semi se volete. In questo caso io ho semplicemente diluito della maionese fatta in casa con un po' d'acqua. Io sono pronta per l'assaggio. Un piccolo consiglio che posso darvi sulla conservazione degli eclair o dei bignè in generale è di non conservarli in un luogo molto umido perché l'umidità tende ad ammorbidirli. Io li conservo sempre in un sacchetto di carta ben chiuso per circa 3-4 giorni.
Invece i bignè appena farciti, io vi consiglio di mangiarli subito perché tendono appunto ad ammorbidirsi dopo praticamente 20 minuti. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se sì fatecelo sapere qui sotto nei commenti e mi raccomando iscrivetevi anche al canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto se volete supportare il nostro canale. Per ora vi saluto e vi aspetto nel prossimo video.